nel corso dei mesi, in diversi spazi, non soltanto a Gualdo, ho trovato un'attiva Katia Monacelli e, per mia volontà e per mio desiderio, ho individuato una serie di opere di un'Italia non minore ma meno vista, che per l'Ordine Valvolare Musei ho portato nel padiglione Italy dell'Expo, che è il padiglione di Farinetti, grande amico di Renzi, che ha con me surrogato una totale inadempienza dello Stato, che affidando il padiglione Italia, che è costato 100 milioni di euro, a una signora che si chiama Bracco, ha fatto uno spazio inutile, perfino dannoso, per ospitare una sola opera di Guttuso. Bene che era comunista, ma non era buona ragione farlo diventare l'unico artista italiano per un'opera peraltro molto modesta come la Bucceria. Abbiamo risposto facendo vedere, così come fa Italy con i cibi e con i grandi ristoranti d'Italia, regione per regione, il buono, con un'area che è dedicata al bello dell'Italia, regione per regione, da Giotto, cioè dagli inizi della pittura moderna, fino agli artisti contemporanei. Dall'Umbria, tra i contemporanei, è venuta una bravissima artista che poteva stare qua presente, che si chiama Maria Grazia Cucco, che ha lavorato per Mogol alla sua impresa, dove la musica è un'altra forma d'arte, innalza i giovani a un pensiero più alto, più vero. E con questi cantanti, questi autori, c'è anche questa pittrice folle che ha fatto delle cose importanti per conto di Mogol e anche con la mia attenzione. Ma a parte questa contemporanea, il passato, quel passato che è il futuro, è documentato dalla Valle d'Aosta fino alla Sicilia con opere straordinarie, pochissimo viste, di autori che non sono mai Michelangelo, Raffaello, Leonardo, quindi li vai a vedere nei musei, li vai a vedere a Brera. L'Expo avviene a Milano, anche se non sembra. Milano sembra la periferia, dirò, Pero, ma chi voglia arrivare a Milano, cioè in quella periferia, troverà Brera, Caravaggio e Raffaello, e Piero della Francesca e Mantegna, e troverà all'Ambrosiana la bellissima cesta di frutti che si vede sempre di Caravaggio, e poi vedrà Leonardo al Cenacolo e Michelangelo al Castello. Per cui ho scelto artisti che non debbano essere Raffaello o Perugino, ma possono essere, non meno grandi di loro, Matteo da Gualdo. E in questo caso la città di Gualdo Tadino è quella che ha risposto con più entusiasmo a questa richiesta. In questo era importante che ci fosse un direttore entusiasta e non burocrate, perché invece di dire no, è fragile, no, è debole, come hanno detto quei disperati calabresi che, oltre a essere nella merda per definizione, sono anche governati così male tra il governo e la 'ndrangheta che sono fatti perdere l'occasione di portare i bronzi di Riace perché sono fragili. Mia nonna è fragile, si è esposta a Bonaria, puoi spostare anche i bronzi, tecnicamente parlando. Cioè, voglio dire, non mi pare che lei, questi poveracci mal governati, hanno tenuto i bronzi inutilmente. Invece Matteo da Gualdo, quando l'ho chiesto, che pur poteva avere un funzionario, dice no, è una tavola, no, è delicato, no, è fragile. C'è stato quasi tirato dietro, chiamava ogni ora la Monacelli, ma quando lo venite a prendere? Adesso arriviamo, abbiamo i trasportatori che vengono dal Texas, chiamati da Farinetti. Vabbè, quando venite, ma non venite più. Poi i manifesti della città, Sgarbi, bellissima cosa che ha fatto, soprattutto, credo forse soltanto, la città di Gualdo, ringraziando me e indicando la prospettiva di quell'opera che è bellissimo che stia qua, ma poi torna e passa da forse 20 visitatori al giorno, quanti potrà avere a Roccaflea, a 2000 al giorno, indicando la potenza di un artista che porta il nome della vostra città. La stessa cosa ho suggerito ad Arezzo. Ad Arezzo ho detto, ma mi chiedevano cosa possiamo fare, dico, ma potete fare poco perché siete una città disperata, però sì, ma cosa possiamo fare? Fate così, non l'ho chiesto io, altrimenti facevano la solita solfa che era fragile. Chiedete di portare all'Expo la chimera di Arezzo. Pensateci bene, la considerazione era non soltanto legata al capolavoro che tutti avete in mente, ma perché la chimera di Arezzo non sta ad Arezzo, è stata rubata da Firenze, sta al Museo Archeologico di Firenze. Quindi, non essendoci la Monacelli, loro hanno chiesto a Firenze, che gli ha risposto di no, ovviamente. Ma se avesse risposto di sì, sarebbe stato uno scippo meraviglioso, perché quando una cosa che si chiama chimera di Arezzo va a Milano, diventa di Arezzo e lo metti nel di dietro a Firenze, era perfetta come azione. Firenze forse l'ha capita e hanno detto di no, anche perché la funzionaria o il funzionario difendevano l'integrità di questo bene, però Arezzo poteva innalzarsi con un simbolo che recava il proprio nome, come Matteo porta il nome della sua città, che quindi è un richiamo diretto alla vostra terra. L'altra città che ha risposto con un sindaco non renziano, molto sottile, che è una donna che si chiama,
Roberta ha risposto a Roberta Casini, si chiama il cognome più inquietante, ha risposto con grande determinazione, è la titolare dell'altro albero, forse ancora più importante, di Matteo Ragualdo, perché è un'opera di oreficeria di 3 metri che sta a Lucignano. L'albero della vita, quello di Lucignano e quello di Matteo Ragualdo sono la migliore lezione dell'Italia vera contro l'Italia fasulla e falso americano alla Las Vegas, dell'albero della vita che è costato 10 milioni di euro per fare dei fuochi d'artificio. Questo fa uno Stato che non pensa, butta i danari in imprese inutili. Noi abbiamo risposto con l'albero della vita di Matteo Ragualdo e con l'albero della vita di Lucignano. La terza città che ha risposto, fra tutte quelle che hanno prestato opere con grande passione, è stata la città di Viterbo. Io quasi non ci credevo, perché non ho chiesto nulla, ho chiesto un capolavoro di un pittore coevo di Matteo Ragualdo che si chiama Liberale da Verona, ma quella è una richiesta da storico dell'arte e il quadro è bellissimo, ma non era quella la questione, lì si poteva magari trovare il solito sovrintendente che diceva di no. Loro hanno chiesto a me: vorresti la macchina di Santa Rosa? Naturalmente qualunque persona normale dice: non posso, non so, ma come faccio? È alta 30 metri. Io ho detto subito di sì. Loro sono partiti e hanno portato 30 operai a montare questa macchina sublime che 100 persone portano in processione il 3 settembre. Capite bene che tra fare una mostra a Viterbo con il simbolo Expo, per fingere che è legata all'Expo, come hanno fatto a Marghera, Expo Acqua, ci vanno 20 persone al giorno, e mandare quel campanile, quel minaretto, quella macchina vincolata dall'UNESCO all'Expo, c'è una bella differenza, lì la vede il mondo, si interrogano, si chiedono, c'è il filmato che la racconta. E Viterbo ha corrisposto con intelligenza a una presenza che era l'unico modo per spendere bene i soldi in favore di un'attività turistica che portasse e porti persone a Viterbo. Perché cito queste 3 situazioni, e in particolare quella di Gualdo e quella di Viterbo?